accompagnato alcuni momenti preparatori che portano appunto a questo momento importante. Oggi appunto il decollo inizia a tutti gli effetti e credo ci siano molti motivi per essere qui. Sono incaricato del Presidente per gli affari euroregionali e ho avuto modo in questi mesi con Massimiliano e la sua equipe di constatare con piacere la serietà e l'intelligenza del progetto. È un progetto che ovviamente ci interessa anzitutto perché viene a toccare un territorio che va oltre il Trentino. Hanno messo in cantiere tre momenti che toccheranno quest'anno il Trentino, il prossimo anno l'Alto Adige e poi ancora il prossimo anno ancora il Tirolo. Ma ci sono altri motivi che vorrei ricordare che danno anche un po' il segnale dell'importanza di questo primo festival. Il primo riguarda la qualità culturale di questa proposta. Tocchiamo la musica classica, ma la tocchiamo, e qui c'è anche una strategia intelligente, senza fare un percorso di nicchia. Si va appunto a confrontarsi con un territorio, con una valle e con tutto un mondo che in estate in questa valle sta transitando. Un secondo elemento che mi sembra interessante è la valorizzazione dei giovani. Si valorizzano i giovani anche in forme, come dire, lungimiranti. Ad esempio c'è tutto un discorso di formazione individuale dall'artista al giovane che sta appunto per diventarlo, che mi sembra non frequente. È un progetto che da questo punto di vista si adatta anche ai giovani nelle loro caratteristiche, nella loro tempistica, nelle fasi della loro vita. Non è un discorso che va, ma come dire, ad investire la massa nella sua generalità. Un terzo elemento è dato dalla valorizzazione del territorio. Si valorizza un territorio e lo si fa ancora una volta non andando semplicemente a Malé, ma c'è tutta una serie di passaggi di location che possono toccare anche la casa di riposo, ma a dire come anche qui in maniera intelligente questa valle viene coinvolta in diverse realtà, dimensioni, in quello che è un popolo, che non è soltanto fatto di intellettuali, di professori o di registi, no? È un popolo composito.